Sincèrement, je pensais pas que toi t'allais acheter ce vieux débris. Justement, c'est pour ça que je le veux. Sans ton vieux débris, je peux pas écouter les miens. Mes vieux souvenirs. Tu veux profiter des souvenirs des autres. Oui, mais juste les tiens. Et t'es sûr qu'il marche? Tu veux un thé? Je t'ai préparé un thé. Ok. Ou un disque? Comme ça, tu vois que je suis pas un charlatan. À chaque fois, tu te moques de moi, toi. Bah oui, faut avoir confiance en moi. Banane. Mauro, lo scenografo del teatro. Sono passato per la prova di stampa. Un secondo, ti do subito la stampa. È incredibile. L'ho cercato ovunque. Destino? Ci pensi mai? E se fossero soltanto casualità? In entrambi i casi me lo presta? Chiedo solo una cosa. Di fare attenzione alla tua scelta. Va bene. Mi dica quanto vuole. Credi che le cose con un'anima abbiano un prezzo? Questa è la tua stampa. Grazie, È ancora lì. Il y a quelque chose d'irrésolu dans leur vie. Peut-être qu'ils n'ont pas accompli leur destin. Destin? Et si c'était seulement un hasard? Mais comment on arrive à parler de ça? L'effetto pittorico è molto interessante, assolutamente realistico. Bene, bene. Per quanto riguarda l'arredo, i mobili, gli oggetti e l'attrezzeria. Hai già trovato tutto? Tutto. E c'è anche una sorpresa. T'es bien foutu de moi, toi. Ça fait bien plaisir de te revoir. Il marche pas. Quoi?
Le manche-disque marche pas. Je sais pas l'utiliser, c'est tout. C'est impossible. J'ai l'air d'une idiote. T'as de la chance de bosser, toi. Tu viens chez moi après le boulot. Quindi, che ne pensi? Sì, direi che è tutto a posto. Ciao Francesca, finalmente. Ben arrivata. Grazie. Su, dai, cominciamo subito. Sali in scena. Va bene. Sono già vestita. Adoro andare in giro vestita così. Scusa Paolo. Andrea non sta arrivando. Potresti aiutare tu Francesca con la scena? Tanto la conosci bene, no? Poi non devi nemmeno parlare. Sì, certo. Nessun problema. Ah, sostituisco un oggetto finto con uno reale. Così introvabile che solo un magico destino poteva farmelo trovare. Non me lo dire. Bravo. Azione! Confondere i miei coi suoi sospiri.